Beh, lo vede oggi, è qui Cantone. No, su questo voglio dire, che 10 giorni fa, il 13 di giugno, il governo ha fatto il decreto che assegna a Cantone i poteri, però di questo decreto ancora non c'è traccia, non è pubblicato in Gazzetta, non è entrato in vigore, quindi ad oggi questi poteri non ci sono. E sono preoccupato anche per un'altra cosa, perché in quel decreto si prevedeva il passaggio alla regione delle partecipazioni della provincia nelle società che realizzano le infrastrutture per Expo. Oggi la provincia finisce, la provincia di Milano, ma il decreto ancora non c'è e quindi queste società rimangono nel limbo, e che può significare anche qualche problema nella realizzazione delle infrastrutture. Trovo francamente incomprensibile, non riesco a capire perché a distanza di 10 giorni un decreto tanto urgente fatto dal governo, approvato dal governo lo scorso 13 giugno, ancora sia un decreto fantasma. Questa è la realtà purtroppo, quindi chiedo al governo di darsi una mossa e di pubblicare questo decreto. Beh, oggi c'è qui anche Lupi e quindi può parlare con infatti, Lupi. Glielo chiede, glielo chiederò, perché io avevo sollevato l'allarme, c'erano state polemiche, ero stato attaccato dal Presidente del Consiglio della Cina dicendo domani faremo il decreto. Bene, a distanza di 10 giorni il decreto è stato annunciato ma ancora non c'è, mistero. Senta, venendo all'assemblea di oggi, parlando con il Presidente, prima ha detto che la prima emergenza da affrontare è la semplificazione, la burocrazia in Regione. Come si può rispondere? Abbiamo approvato una legge su questo e qualche giorno fa abbiamo presentato i 10 punti per la sburocratizzazione, zona burocrazia zero, uno studio fatto dal professor Giulio Sapelli che comincerà, è diviso in 3 fasi, la prima fase, le misure immediate saranno prese entro 2 o 3 mesi e quindi un impegno concreto della Regione sulla sburocratizzazione a favore delle imprese. Presidente, sul fronte delle inchieste dobbiamo aspettarci altre novità o insomma dovremmo avere... Io mi occupo del governo della Regione, non delle inchieste. Quindi... La procedura di infrazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia che ritarda il pagamento alle imprese, la Lombardia è diversa? La Lombardia è un'eccellenza e lo dirò anche questo perché c'è il Presidente Tajani e c'è il rappresentante del governo. La procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché paga in oltre 250 giorni. Bene, il governo prende esempio dalla Lombardia. Noi paghiamo in 17 giorni, 17 giorni, è un'eccellenza in Europa, l'unica regione che lo fa. Se lo facciamo noi lo può fare tutta la pubblica amministrazione. Quindi chiedo al governo di venire in Lombardia, studiare un po' il sistema lombardo per risolvere il problema della procedura di infrazione europea. È arrivato il ministro a cui abbiamo chiesto questi ritardi sulla firma del decreto. Lui dice insomma non è il momento di fare polemica sui ritardi. No, non faccio polemica, prendo atto che il governo 10 giorni fa ha emanato un decreto, ha approvato un decreto che ancora non c'è e sono preoccupato perché da domani la provincia di Milano non c'è più. Le partecipazioni della provincia di Milano sulle società che realizzano opere per Expo, il decreto prevedeva che passassero alla regione, non sono ancora passate perché il decreto non c'è, quindi queste società, cosa succederà? Punto di domanda. Lo stesso decreto che aveva dato i poteri a Cantone, al dottor Cantone, quindi il decreto non c'è ancora e quindi rimane tutto sospeso. E francamente faccio fatica a capire perché in 10 giorni un decreto così urgente sia ancora un decreto fantasma, quindi nessuna polemica ma una sollecitazione al governo, al ministro Lupi, lo dirò nel mio intervento, a che il decreto venga pubblicato subito perché altrimenti si blocca, il rischio di blocco che io avevo denunciato c'è. Ecco, a proposito della provincia invece, oggi ufficialmente, da oggi il Consiglio Provinciale smette di funzionare, qual è la prospettiva? È un altro punto interrogativo, noi stiamo valutando le conseguenze di questa decisione perché da qui a fine anno la provincia farà solo ordinaria amministrazione e quindi tutto ciò che è straordinaria amministrazione, la manutenzione delle scuole, le strade, i servizi per l'impiego, chi lo farà, sono ancora di competenza della provincia, quindi io come regione non posso intervenire, però il rischio è che nessuno faccia le cose urgenti e è un'altra delle questioni che avevamo sollevato al governo ma che ancora attendono risposta dal governo.